Bene, buon pomeriggio, eccoci in diretta come di consueto il venerdì pomeriggio con il sindaco di Vigevano per un po' di novità e aggiornamenti sulla nostra città. Scusatemi per il ritardo, ringrazio tutte le persone che mi seguono anche da fuori Vigevano, perché oggi pomeriggio, questa mattina ero a Mortara e insomma ho avuto contezza del fatto che ci sono anche alcune persone dei comuni vicini che ci seguono, quindi questo non può che farmi piacere. Benissimo, allora direi partiamo subito con un po' di informazioni e di notizie. Fa veramente un grande caldo, sono giornate belle belle toste, ci aspetta ancora qualche giorno di caldo molto importante. Ma partiamo con la condivisione. Intanto saluto Giuliano e saluto Roberta, che vedo collegate qui, che vedo essersi appena collegati e aver salutato qui nei commenti che mi compaiono di fianco. Andiamo a condividere le slide che ho preparato. Allora, questa settimana c'è stato un avvenimento molto importante, nel senso che sono stato ricevuto in audizione presso la seconda commissione, quella di affari generali di Regione Lombardia. Per quale ragione? Per la riapertura del nostro tribunale. Come sapete è una battaglia che non abbiamo mai abbandonato, il tribunale ormai è chiuso da più di 10 anni e la nostra battaglia però non si è mai fermata. Prima si è cercato di non farlo chiudere, poi purtroppo la scelta scellerata che è stata fatta di chiudere il nostro tribunale è stata portata a termine. I risultati ormai a distanza di anni parlano in maniera chiara come fosse stata una scelta che non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che si prefiggeva di raggiungere, in particolare il contenimento dei costi, perché almeno per il nostro tribunale, poi non è detto che per altri tribunali chiusi, sono stati 30 i tribunali soppressi, ce ne fosse qualche ragione. Ma come al solito le scelte calate dall'alto, calate da Roma, senza essere condivise e ragionate con i territori, non portano mai a nessun risultato positivo. Questo si è visto con le camere di commercio, ne parlavamo oggi questa mattina a Mortara, appunto, dove era presente il ministro Giorgetti, invitato dalle categorie imprenditoriali, e secondo me lo si è visto anche con le province. I ragionamenti sull'efficientamento dello Stato vanno fatti tenendo conto delle peculiarità dei territori e delle realtà. In questo caso il nostro tribunale era, dal punto di vista dell'efficienza, uno dei migliori tribunali, e la scelta sbagliata che è stata fatta è dimostrata dal fatto che, ripeto, sono aumentati i costi, è venuto meno un servizio importante per i cittadini di Vigevano e non solo, per tutti quelli dei comuni afferenti al tribunale di Vigevano. La maggior parte delle cause al tribunale sono soprattutto per ragioni legate all'attività imprenditoriale, quindi è chiaro che un territorio come il nostro, che è un territorio a forte tradizione imprenditoriale, ne ha risentito in maniera molto importante. Vi dicevo perché siamo stati auditi da una commissione regionale quando la scelta di chiudere il tribunale ed eventualmente anche di riaprirlo è sempre nelle mani di Roma, perché abbiamo identificato, non solo noi, ma diciamo i territori che si stanno battendo un po' in tutta Italia per la riapertura delle sedi giudiziarie, dei tribunali, della procura, hanno identificato una strada che potrebbe portare a rivedere sostanzialmente la revisione giudiziaria che era stata fatta anni fa. E questo percorso prevede l'approvazione di un PLP, che è una proposta di legge al Parlamento che possono fare le regioni, dove sostanzialmente chiedono al governo, insomma chiedono a Roma di poter valutare, gestire territorialmente la possibilità di rivedere alcune delle scelte che erano state fatte nella precedente riforma, eventualmente accollandosi anche parte dei costi per la rimessa in funzione
delle sedi giudiziarie. Ecco, nella una bozza di questa proposta che è stata già approvata da altre regioni, la Campania, la Sicilia, altre regioni del centro-sud, e che sono già in attesa di essere discusse nelle commissioni parlamentari di Roma, ecco, abbiamo insistito molto anche per fare in modo che anche la Lombardia potesse far pervenire a Roma questa richiesta. E un primo passaggio è quello di discutere nella commissione preposta in regione, quindi quella delle affari regionali, di questa proposta di legge al Parlamento. Siamo stati auditi, cioè ci hanno ascoltato le nostre ragioni, per questo ringrazio il Presidente della Commissione, che è l'Avvocato Alessandra Cappellari, e i consiglieri Pavesi, Roberto Mura, Ruggero Invernizzi, che erano presenti in aula, e il consigliere Villani collegato da remoto, nonché tutti gli altri componenti della Commissione, perché ci hanno ascoltato, hanno sostanzialmente condiviso quella che è una battaglia non solo di Vigevano, ma di tutto il territorio lomellino, in parte di quello abbiatese, e noi contiamo che si possa portare il prima possibile all'approvazione in Consiglio regionale di questa proposta di legge, per poi essere trasferita a Roma. È vero che l'ultima parola ce l'ha sempre lo Stato centrale, però è evidente che nel caso in cui arrivasse anche una proposta di Regione Lombardia avrebbe un peso specifico molto importante, con tutto rispetto delle altre regioni italiane, perché il peso imprenditoriale, il peso economico e di forza della Lombardia chiaramente non è di secondo piano. Quindi questa è sicuramente una iniziativa importante che è stata portata avanti, e abbiamo avuto questa opportunità di far sentire le nostre ragioni, come vi dicevo, domenica, nella giornata di mercoledì. Ecco, qui vedete che ero accompagnato dall'avvocato Madeo, consigliere comunale nella precedente consigliatura, che ha porta avanti questa battaglia da tantissimo tempo, con tenacia, con forza. Era stato l'ultimo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vigevano, e poi c'è l'avvocato Cisaro in rappresentanza appunto degli avvocati di Vigevano. Questa battaglia, vi ricordo, è portata avanti non solo dagli avvocati, ma da un po' tutte le categorie imprenditoriali. Io ho portato a sostegno della nostra richiesta anche una lettera del Comitato Intercategoriale di Vigevano della Lomellina, che sostiene con forza questa proposta, a dimostrazione che non è una battaglia solo degli avvocati. Noi, finché possiamo, ovviamente cercheremo di portare avanti questa lotta, anche perché rispetto ad altre situazioni in cui la sede del Tribunale era del Ministero e non del Comune, noi abbiamo il palazzo, che è un palazzo del Tribunale, che è del Comune, quindi vederlo chiuso, avevo fatto un sopralluogo qualche settimana fa, inutilizzato, fa veramente piangere il cuore. Quindi, al di là dell'idea che avevo lanciato di un utilizzo temporaneo e parziale dei chiostri, di almeno un chiostro del Tribunale, noi vogliamo poter fare in modo che possa ritornare in funzione al 100%. Anche quell'area che ben conoscete, di Corso Repubblica, ma anche via Mulini, tutta quell'area confinante, il venir meno del Tribunale ha causato un impoverimento generale di quella parte della città, ma in generale di tutta la città e di tutto il nostro territorio. Quindi una battaglia che cercheremo di portare avanti fino alla fine, vedremo se Roma ci ascolterà. Quindi, però devo dirvi che, perché qualcuno me l'aveva chiesto nei commenti, abbiamo trovato una grande disponibilità e ci è sembrato che ci ascoltassero e che considerassero come più che ragionevoli le nostre richieste. Vedremo se nel proseguio questo produrrà i risultati che tutti ci aspettiamo. Perfetto. Allora, ricordavo, ho citato l'avvocato Madeo e l'avvocato Elena Cisero. Ricordo anche che anche l'AIGA, Associazione dei Giovani Avvocati,
Vigevanesi in particolare ha sostenuto questa iniziativa, è stata promotore o promotrice di un importante convegno che abbiamo fatto l'estate scorsa, quasi un anno fa, nell'auditorium del comune di Vigevano, e quindi voglio ricordare anche loro assieme a tutti gli altri protagonisti di questa battaglia che, ripeto, continueremo a portare avanti. Bene, proseguiamo. Ecco, un'altra ottima notizia. Sto facendo fare un calcolo di quanti milioni di euro ci siamo riusciti ad aggiudicare in un anno e mezzo quasi di governo, di amministrazione della città. Un calcolo veloce che siamo arrivati a quasi 30 milioni di euro, perché 15 milioni di Regione Lombardia, più 9 milioni per la riqualificazione della Carducci e della Regina Margherita, più i 2-3 milioni per i lavori di rifacimento del naviglio che adesso continueranno, più questo 1.200.000 euro per il sociale, per Vigevano e tutta la Lomellina. Pensate, il nostro progetto si è classificato terzo in tutta la Lombardia. Dietro di noi città importanti come Milano e Monza e altre città più grandi, quindi un risultato importante per il quale voglio ringraziare tutti i sindaci dell'ambito lomellino che ci hanno aiutato e i nostri uffici, l'ufficio di piano che è del comune di Vigevano, che è stato bravissimo ed ha dimostrato la sua grande professionalità e competenza. E che ha portato a questo risultato importante. Che cosa facciamo? Cosa faremo nei prossimi anni con questi fondi che siamo riusciti ad ottenere? Avremo 211.000 euro che saranno impegnati a sostegno delle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Cosa vuol dire? È un progetto che si andrà ad inserire in quelle situazioni complicate, familiari, dove ci si trova nella situazione tra la tutela e l'inserimento in comunità di un minore. Quindi è una, diciamo una, si chiama Pippi come Pippi Calzelunghe, ma è un acronimo di un tipo di approccio che è già stato sperimentato in altre regioni del nostro paese, dove si è riusciti a intervenire in quella fase delicata ed evitare il dramma di strappare un minore dalla propria famiglia, per quanto magari una famiglia in cui esistono dei problemi, e riuscire ad intervenire mantenendo compatto il nucleo, evitando appunto questo problema, che è un problema, diciamo, di relazione genitoriale, ma anche un problema di costi, perché ovviamente, oltre a non essere la soluzione ottimale per un minore, andare in una comunità è anche una soluzione estremamente costosa. E poi 670.000 euro per i percorsi di autonomia per le persone con disabilità. Cosa vuol dire? Su due appartamenti messi a disposizione dai privati, uno a Mortara e uno a San Nazaro, ma ripeto, sono per tutto l'ambito, quindi anche per il comune di Vigevano, ma qui io parlo, come vi dicevo, a tanti cittadini che ci ascoltano non solo da Vigevano. Saranno messi a posto questi appartamenti dedicati alle persone con disabilità per consentirgli di vivere in autonomia, e quindi abbiamo ottenuto le risorse per ristrutturarli e anche per finanziare i servizi, appunto, di sostegno alle persone con disabilità. E poi 350.000 per l'housing temporaneo. Pensate, riusciremo ad andare a sistemare tre alloggi nostri attualmente non utilizzati, perché chi li aveva, case popolari, chi li aveva purtroppo avuti in assegnazione, come spesso capita, li aveva praticamente distrutti e resi inutilizzabili, quindi oggi non sarebbero assegnabili per le famiglie che ce ne hanno bisogno. Noi andremo a ristrutturarli e per mettere a disposizione delle persone non, diciamo, il classico bando per le case popolari, ma l'housing, che è un servizio in cui ti do l'abitazione, ma se tu hai dei problemi di tipo sociale, ti aiuto anche a cercare di uscire da un momento di difficoltà, dandoti la casa, ma anche seguendoti passo passo. Quindi sono soldi importanti che ristrutturano tra i nostri alloggi, che poi potranno essere comunque in futuro utilizzati anche per, finito il periodo della progettazione, anche per ritornare ad una disponibilità degli alloggi da mettere in assegnazione. Però ci sono anche i fondi per seguire queste persone che si trovano in momento di difficoltà. E poi non è finita, perché abbiamo anche altri soldi che non percepiamo direttamente noi, che abbiamo ottenuto grazie
alla partnership con gli altri ambiti, quindi con le altre zone della provincia di Pavia. 330.000 euro che servono a rafforzare i servizi sociali e a sostegno della domiciliarità, la dimensione protetta che spesso non sempre avviene quando, non so, un anziano esce dall'ospedale e non ha familiari, non ha parenti, o anche non una persona anziana, e c'è sempre questo problema di come gestire in maniera protetta le dimissioni delle persone che più fragili. E poi 210.000 euro per il rafforzamento dei servizi sociali e la prevenzione del burnout. Il burnout è un problema che spesso i servizi, gli assistenti sociali, è un problema al quale gli assistenti sociali possono andare incontro, perché voi pensate a essere sommersi ogni giorno da problemi spesso anche molto pesanti, come quelli che riguardano i minori, situazioni drammatiche, quindi tende poi a portare ad una subordinata, vuol dire che non ce la fanno più, no? Quindi bisogna cercare di gestire questa parte emotiva con formazione, attenzione e con diciamo azioni mirate per poter far continuare il lavoro importante che svolgono gli assistenti sociali, però con la maggior serenità possibile. Intanto saluto anche altre persone che vedo che si sono collegate, stanno salutando qui alla mia destra, il Abramo Scalera, buon pomeriggio, Margherita Fo, Esther della Torre, grazie Esther per i complimenti, qualche volta insomma mi piace fare vedere anche qualche messaggio positivo, l'assessore Marzia Segù che capita a fagiolo, come si suol dire, perché questi progetti li abbiamo fatti con, anche grazie alla sua importante collaborazione. Marzia Segù è assessore ai servizi sociali del Comune di Bigeva. Poi saluto Patrizia Tombrini, Stefano Lanzerotti, grande Stefano, lo saluto sempre con affetto, e Cristina Aragone, che mi dice tutto molto bello, ma se non si intensifica i controlli saranno comunque a fine sprecati, che ci siano appartamenti distrutti. Sì, no, Cristina, hai pienamente ragione, questo so. Però attenzione, che questi appartamenti, come ti dicevo, sono ristrutturati, ma non vengono assegnati così e lasciati alla mercé di chiunque, perché non rientrano almeno immediatamente nell'assegnazione diciamo delle case popolari. Lì è proprio un progetto, quindi ti do la casa ma sei seguito quasi giornalmente, quindi in questo caso sono abbastanza fiducioso di sapere, abbastanza fiducioso del fatto che almeno finché dura il progetto quelli saranno alloggi che non vedranno la sorte di chi di quanto di altri alloggi o di quanto era successo a questi stessi alloggi precedentemente. Il problema non sono i controlli, Cristina, il problema è già accaduto. Il problema non sono i controlli, ma è chi si comporta in questo modo, invece che dare degli strumenti tali per cui chi adotta queste, diciamo, comportamenti possa essere severamente punito. Più che dei controlli, ma questo vale in generale, sono come i controlli relativi alla sicurezza, più che i controlli sono le conseguenze dei controlli, che spesso invece per una sorta di garantismo eccessivo, di buonismo, consentitemi, fa sì che ci sia sempre la giustificazione. Questo è il grosso problema dal mio punto di vista di questo paese. Salutiamo Dori, buonasera, e direi di continuare con le notizie. Poi ve ne aggiungo anche qualcuna che mi è capitata sott'occhio così velocemente prima di collegarmi leggendo i giornali. Ecco, altra notizia importante che era attesa da tempo. È presente la possibilità, l'avviso che dà la possibilità di presentare le domande per che cosa? Per il contributo affitto. Per il contributo affitto volto al mantenimento dell'alloggio in locazione, cioè chi ha difficoltà a pagare l'affitto nel mercato privato, e probabilmente oggi sarà ancora di più perché con le problematiche qui è ancora una iniziativa che deriva dall'emergenza Covid. Oggi l'emergenza è quella delle bollette, è evidente che se mi triplicano il valore della bolletta poi posso avere difficoltà anche a pagare l'affitto. Comunque questo è legato ancora alle situazioni di emergenza Covid,
e io credo che prossimamente verrà purtroppo variato come strumento, però era molto attesa questa possibilità. Le domande, tutte le informazioni sono disponibili sul Comune di Vigevano, le domande possono essere presentate, se ricordo bene, fino al 17 giugno. Mandate a leggere l'avviso per essere più precisi e più corretti. Inoltre, tra poco, penso entro la fine del mese, pubblicheremo anche un altro avviso per poter presentare le domande invece per avere un alloggio ERP, quindi una, beh, come si definì una volta, la casa popolare. Questo dovrebbe uscire per fine maggio, quindi anche questa è un'altra importante misura che mettiamo a disposizione dei nostri cittadini a sostegno di chi si trova magari in un momento di difficoltà. Proseguiamo, parlavamo di difficoltà, ecco, abbiamo, come dire, abbiamo voluto dare vita a questa iniziativa che abbiamo chiamato Vigevano Aiuta Vigevano, perché non dimentichiamoci, Vigevano, come abbiamo detto più volte, anche sulla questione dell'emergenza ucraina, una città generosissima che si apre a tutte le persone che hanno bisogno, l'abbiamo visto in quest'ultima crisi umanitaria, però non dobbiamo mai dimenticarci neanche dei nostri concittadini in difficoltà, che sono tanti, che aumentano sicuramente col problema dei costi dell'energia, che sono assolutamente consapevole che è un problema per tantissimi nostri concittadini. Beh, cosa abbiamo pensato di fare? Anche per il 2022 abbiamo confermato la possibilità per chi vuole fare la dichiarazione dei redditi di destinare il 5 per 1000 delle trattenute IRPEF, quindi non è che paga qualcosa in più. Se la tassa è 100, non gli viene, non diventa 105. Quel 5 va con un 5 di quelle tasse va comunque a finanziare le attività sociali svolte dal comune di residenza. Basta dirlo al proprio commercialista. È importante mettere appunto quella dicitura a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza e questo diventa un importante modo per avere più risorse per aiutare, diciamo, le persone che sono in difficoltà e che abitano nella nostra città. Ricordatevi poi che è sempre attivo anche il conto corrente, l'IBAN, per poter decidere di effettuare donazioni invece nello specifico per l'emergenza ucraina. Bene, continuiamo, iniziamo con gli eventi di questo fine settimana. Ve ne dico alcuni, vi anticipo ancora poi gli eventi anche della settimana seguente. Beh, intanto questa sera c'è il concerto di fine anno del nostro Istituto Costa alle ore 21 a Palazzo Merula, il concerto di fine anno scolastico di tutti gli allievi. Quindi l'orchestra Lunghi dell'Istituto Costa si esibisce una serata incantata. Palazzo Merula, venerdì 20, questa sera alle 21, è sicuramente un appuntamento importante. Io sono, non so se riuscirò a essere presente perché in contemporanea c'è anche un altro evento che ho dimenticato di mettervi in slide, ma che vi faccio vedere condividendo il post che ha effettuato il liceo Cairoli, ed è ecco questo evento che adesso vado a mostrarvi, condividendo l'altro schermo. Ecco, invece sempre alle 9 presso l'auditorio San Dionigi della Fondazione Piacenza e Vigevano, l'Orchestra Giovanile Ducale, un'altra orchestra, in collaborazione con il Liceo Cairoli, presenta lo spettacolo Viva l'Italia e fu l'ultimo strillo, che non è un'ora grammaticale, ma ha una sua ragione specifica. Se chi vorrà vedere lo spettacolo se capirà il perché, e racconta un po' la vita di Benedetto Cairoli tra cultura, musica, poesia, arte, e capiremo il perché e come il nostro liceo sia poi stato dedicato a Benedetto Cairoli. Quindi c'è anche questa iniziativa, come dicevo, in contemporanea a quella del nostro Istituto Civico Costa. Poi, ecco, mi pareva anche interessante parlarvi di un altro evento, secondo me, molto importante e
per il suo valore sociale, perché questa domenica, vedete qui la conferenza stampa che c'è stata in comune, ci sarà anche l'associazione Aldo Pollini, il nostro grande Aldo Pollini, che è stato aspettate che volevo farvi vedere anche un altro evento, ma adesso ve lo vado a recuperare. Il nostro grande Aldo Pollini, che è mancato purtroppo, qui vedete sua moglie e qui dietro sua figlia, che quando è mancato Aldo hanno deciso di creare un'associazione, l'associazione Aldo Pollini, che organizza tantissime azioni di volontariato per ricordare la figura del papà di un nostro grande concittadino, che era sempre pronto per tutti, in particolare era molto affezionato e molto attento ai problemi della disabilità legate allo sport, e quindi hanno deciso di, in sua memoria, organizzare con la nostra grandissima squadra di basket speciale, la Cata Special Team, un torneo, il primo trofeo in memoria di Aldo Pollini per celebrare lo sport integrato. Eccolo qui, il trofeo si disputerà domenica 22 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Vigevano, è promosso dai Club Lions della zona, l'Host, Colonna, Sforzesco, Ticino, Lomellini e Castelli, Castelnuovo Le Robigne e Leo Club Vigevano e dalla CAT Special Team. E diciamo ospiti d'eccezione, da Move, il gruppo di basket acrobatico e freestyle conosciuto in tutta Europa, che si esibirà dalle 14.15 alle 17. L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto all'associazione Aldo Pollini, che finanzia iniziative di supporto allo sport integrato. Quindi mi sembra sicuramente una cosa interessante. E ci saranno 4 squadre formate da atleti di CAT Special Team che si sfideranno invece al mattino dalle 10 alle 12.30. Quindi diciamo un'iniziativa molto importante. E poi giustamente l'assessore Alessandrino mi ricordava anche questo evento di cui adesso vado a recuperarvi la locandina. Oltre le bombe, storie di sport, sono tanti gli eventi e quindi magari non riesco sempre a mettere in rassegna tutti, anzi mi dispiacerebbe anche perdere qualche appuntamento che magari come dire non, di cui non ne parlo in rassegna, ma ripeto non è una mancanza di volontà. Ecco, qui ho trovato questo altro interessantissimo evento sempre legato allo sport che io vado a condividere, eccolo qui. Ecco, una serata interessante, sport e solidarietà sul palco storico di atleti ucraini. Oltre le bombe racconta la vicenda di 5 campioni. I partecipanti potranno lasciare un'offerta da devolvere a progetti benefici per la popolazione martoriata dalla guerra. Quindi uno storytelling a favore del popolo ucraino. Sempre venerdì, purtroppo sono tutti in contemporanea, quindi è impossibile dividersi per poter essere dappertutto. Sala dell'affresco del castello, quindi 3 eventi molto interessanti in contemporanea. Oltre le bombe, storie di sport dall'Ucraina. È un evento organizzato in collaborazione col Comune di Vigevano e con l'assessorato allo sport, e qui ci saranno diversi atleti che racconteranno la loro vicenda umana. Sportivi che più che far diciamo leva sui loro successi e sulla loro storia sportiva, parleranno del loro aspetto umano. Quindi diciamo credo un'iniziativa interessante. Questo per esempio è Sergei Bubka, che tutti ricorderete. Quindi grazie Assessore Alessandrino, assessore alle attività produttive e sport, che mi ha ricordato di ricordarvi anche di questo altro importante evento. Sicuramente in settimana c'è stata anche la presentazione, ve ne avevo parlato in anteprima la settimana scorsa, però lo vedete qui, vi ricordate, Vigevano, capitale internazionale degli scacchi. Il prossimo weekend Vigevano sarà la capitale internazionale degli scacchi per un evento incredibile, è un evento che è organizzato dalla politiche giovanili, dall'assessore Semplici, che qualche tempo fa mi aveva parlato di questa idea,
che poteva essere in parte finanziata da Regione Lombardia con un progetto che si chiama Lombardia Attrattiva. Ecco, anche qua un progetto nel quale siamo stati capaci di arrivare tra i primi e che ci è stato assegnato una quota di cofinanziamento di quasi 15.000 euro. Quindi ecco, io veramente sono contento dei risultati che finora siamo riusciti ad ottenere nel reperire fondi e tutti i progetti che abbiamo presentato sono sempre stati riconosciuti come tra i migliori e per me è motivo di grande orgoglio. Non mi interessa ovviamente, è democrazia, c'è sempre chi non è d'accordo, c'è sempre chi dice che non si fa abbastanza. Diciamo, non si è sicuro, nessuno sicuramente è perfetto, però io credo che diversi risultati importanti sono stati portati a casa e li stiamo portando a casa, ma non tanto per noi, ma per la città. Questo in particolare è un evento eccezionale. Vedete qui Re Enigma è un campione spagnolo di cui nessuno conosce la nazionalità, scusate, l'identità, e perché, ripeto, il gioco è che chi riesce a batterlo, lui, per chi riesce, se lui perde la partita, si tira via la maschera e rivela la sua identità. Questo non è mai successo, lui sarà ospite a Vigevano per la prima volta in Italia, non è mai stato in Italia, è conosciutissimo, se cercate sui social troverete tantissime video e informazioni su di lui. La prima volta in Italia, che piazza sceglie? Quella di Vigevano. Ma oltre a questo, ci sarà appunto dal 3 al 5 giugno giocatori under 18 che provengono da tutto il mondo, saranno nella cornice del Castello Sforzesco a giocare le loro partite, però in Piazza Ducale ci sarà una scacchiera gigante con maxi schermi e figuranti in costumi d'epoca. Quindi vedrete una piazza ducale eccezionale, bellissima, e ci sarà questa partita di scacchi viventi sabato sera alle ore 21, un'occasione importantissima. Ci saranno ovviamente i figuranti in costume assieme ad artisti, saltimbanchi che rievocheranno le vicende di Cecilia Gallerani, amante di Ludovico Sforza. Sapete che noi abbiamo iniziato questo evento, si inserisce comunque nella cornice delle celebrazioni che abbiamo iniziato quest'anno per ricordare la grande figura di Ludovico il Moro. Poi, giustamente, vediamo un attimo, vedo degli altri. Vedo degli altri. Ecco qua, giustamente, Leonardo Cautillo di www.vivivigevano.com mi dice. Mi dà un aiuto, così non ho, come dire, non rischio di dimenticare qualche evento. Allora, andiamo su www.vivivigevano.com perché Leandro, scusami, e il suo team fanno un lavoro, Leandro Cautillo e il suo team fanno un lavoro eccezionale a cui va dato assolutamente risalto e merito, quindi andiamo subito a vedere il sito, anche perché ci dovrebbe essere un filmatino molto carino che adesso magari condividiamo, che è quello che abbiamo fatto in castello, ovvero Leandro, poco tempo fa. Ecco qua il sito, togliamo un attimo di visione, qua trovate tutti gli eventi. Ecco, giusto, ecco, perfetto. Vedete, qua ci può aiutare a fare il punto su tutto quello che vi ho detto prima. Viva l'Italia fu l'ultimo e fu non è l'ultimo ma è ottimo, non era un errore grammaticale, Leandro, l'avevo detto prima perché vedi, infatti qui l'hai scritto giusto, l'ultimo. Oltre le bombe, ma sarei caduto anch'io nel tranello se non me l'avessero detto, Oltre le bombe, storie di sport dall'Ucraina, e c'è anche questo evento sulla giustizia ecoclimatica e la confluenza dei movimenti, insomma qui trovate un po' tutti gli eventi. E poi andiamo avanti, vediamo con i commenti, poi vedete delle immagini molto belle. Adesso vado a cercare quell'altro filmato che abbiamo fatto, se non è qua sul sito, forse è su Facebook, perché volevo farlo vedere. È un filmato che è stato fatto per promuovere un altro importante evento che ci sarà prossimamente a Vigevano. Poi c'è Dori che mi dice lo sport è molto importante per i nostri ragazzi, li tiene allenati. Corpo, ma soprattutto mente, sono assolutamente d'accordo, sono regole fondamentali. E lo sport, guarda,
No, dello sport, a Vigevano credo che sia una società che è una città che ha il maggior numero di società sportive in provincia di Pavia. Il Pool Vigevano Sport racchiude forse più di 60 società di tutte le dimensioni e di tutte le tipologie. Quindi da questo punto di vista devo dire che c'è grande voglia di sport e grande capacità di far sport nella nostra città. Certo, ce ne può essere sempre di più e più sport c'è, sono d'accordo con te, meglio è. Poi vediamo qualche altro. Ecco, a proposito di sport, chi via Cavaliere mi dice giustamente che domenica 22 c'è sempre la nostra splendida pista di BMX, ne ho già parlato, il campionato regionale di Lombardia. Non so tra i 1020 se riuscirò a esserci io, ma sicuramente qualcuno passerà perché anche qui, se qualcuno non è mai stato alla pista di BMX in Via Carre, vi suggerisco di andare perché a proposito di società sportive di grande capacità di fare sport, c'è una società bravissima che si dà un grande affare e c'è una struttura tra le migliori anche qui in Italia. Mandate poi il link per l'iscrizione agli scacchi e sì, lo condivido assolutamente. Vediamo se qui sul giornale c'è scritto, ecco qua, guarda Dori, per iscriversi è possibile completare il form su Vesus oppure mandare un'email all'indirizzo info@vigevanoscacchi.com. Vesus è una piattaforma dedicata all'iscrizione alle partite di scacchi, però volendo potete mandare un'email anche qua, info@scacchi.com. Giustamente è importante dare anche questa informazione. Ecco, Leonardo forse mi ha, ecco l'evento dei criteri, grazie Leonardo. Leonardo ha realizzato, come vi dicevano, questo, adesso aspetta che vado, criterium, però qui non riesco a copiare e incollare, ma lo vado a vedere, lo vado a prendere su Facebook, aspetta un attimo. Ha realizzato un bellissimo filmato per promuovere il Criterium Ducale, che è un'altra manifestazione che si terrà prossimamente a Vigevano. E faccio vedere il video intanto perché è molto bello, ma poi anche perché in qualche modo mi hanno chiesto, io l'ho fatto molto volentieri, di come dire, essere in parte protagonista, cioè essere presente all'interno del video e quindi penso sia carino magari farvelo vedere, vediamo se, non so se si sente l'audio, non è detto che si senta l'audio, però potete andarlo a vedere, si vede, ecco qui, vedete, erano ovviamente tutti vestiti, diciamo, vintage, secondo quello che è il... E qui ci sono anch'io, vedete, mi hanno vestito vintage, non sono proprio bellissimo, però grazie a Paolo Tosi che mi ha dato uno splendido cappellino, penso, francese, due bretelle molto, molto vintage, appunto. È un filmato che hanno realizzato i ragazzi di Vigevano, vedete, con drone, con tante altre tecnologie. 17 giugno dalle 17, quindi vi faccio un anticipo questa volta molto, molto anticipato, scusate il gioco di parole, dalle 17 fino alle 24, Criterium Ducale nel cortile del castello. Il filmatino è molto carino, non perché ci sono io, perché è stato fatto bene, ma no, aspetta, questo è un altro filmato della mostra di Onore al Duca di cui vi ho parlato la settimana scorsa, che potete ancora andare a visitare, ma in particolare, ecco, ritorniamo, vedete su questo. Mi sembra sia venuto molto molto bene. Ti serve per far capire quella che potrà essere poi l'ambientazione del vero e proprio villaggio e criterium, evento del criterium locale. Andatevela a vedere su appunto la pagina Facebook di Vivi Vigevano. Ecco, vediamo un po' come, ecco, guardate come, mamma mia. Sì. Pensavo di essere un pochino più vintage, ma comunque fa niente. Va bene, grazie, grazie, grazie. Erano molto più belli ovviamente gli altri, molto più casual, ma comunque mi sono prestato volentieri a questa iniziativa perché è un'iniziativa di promozione del nostro territorio, quindi se può servire, ben venga. Quindi direi che vi ho parlato quasi di tutto. Ci tenevo solo a darvi qualche informazione dal punto di vista sportivo perché mi hanno segnalato, anzi io vorrei... Cioè, se qualcuno vuole segnalarmi qualche evento, qualche risultato particolare
sportivo, sempre per rimanere in termini sport, che si è realizzato in settimana, per il quale io ne posso parlare. Fatelo pure. Adesso ovviamente non parlerò degli sport più grandi, la nostra mitica Elachen, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua delle serie, diciamo, dei playoff, come anche alle altre squadre, il Vigevano Calcio, ci sono stati tanti eventi, il Memorial Gallesi che si è tenuto al Superga, però in particolare Atletica, ottimi riscontri anche dalle nostre atlete locali, e mi hanno fatto notare che la nostra gioventù olimpica si è assegnata agli italiani di Berta di Cesenatico con ben 5 titoli, e pensate, non fatemi mettere gli occhiali perché vado a leggere, che mi è stato fatto presente come alcune nostre giovani atlete, 4 ginnaste, qui che sono, vediamo se leggo bene, Chiara Frassi nel trampolino, Ambra Sacco nel volteggio di serie C1 allievi, e Marta Maggioni al corpo libero e Valentina Schesaro al trampolino in serie C2 juniores. Queste 4 ginnaste nostre vigevanesi saranno premiate, pensate, il 25 novembre a Roma con la medaglia d'oro e il certificato d'eccellenza dal presidente del CONI Giovanni Malagò, assieme ad Andrea Pantano, presidente della Liberto, nel corso di una giornata di festa e di celebrazione del mondo dello sport di base, che è fondamentale. Quindi ecco, ci tenevo. Mi sembrava giusto dare evidenza a questa importante risultato sportivo di una delle nostre società vigevanesi, e tanto che mi cade l'occhio, ci sono tanti altri eventi, anche secondo memoria Marco Spinaccia, Tennis Club di Vigeva, non mi ricordo del nostro mitico Marco Spinacci. E ecco, in termini di sport, come diceva prima Dori, è un elemento importantissimo. Basta solo sfogliare le pagine dei nostri giornali locali per vedere che effettivamente c'è veramente tanto. Ecco. Leggo anche alcuni della Don Comelli a Roma con il Papa, quindi una grande presenza della nostra città anche nella capitale. Bene, allora io direi che mi pare di avervi dato, oggi abbiamo fatto quasi 45 minuti di collegamento assieme a voi, mi fa molto piacere, spero di avervi dato, informazioni interessanti, e direi che ci diamo come al solito appuntamento alla settimana prossima, a venerdì, sempre tra 4:30, 5:30, dipende sempre da come riesco ad incastrare gli incontri precedenti. Grazie a tutti dell'attenzione, grazie a chi ha assistito in diretta, grazie a chi potrà rivedere la trasmissione in un secondo momento. Da parte mia, un augurio di una serena serata e anche di un buon fine settimana. Grazie a tutti voi, un abbraccio, arrivederci a presto.